voi come va? Bene, grazie. Però mi manca qualcuno a me. Dove? Eccola! Mi mancava la candidata. Come stai? Bisogna ricominciare da lì con un piano straordinario per la pulizia e un commissario per il Giubileo che si occupi anche di fare le opere pubbliche il più rapidamente possibile. Il Giubileo è un traguardo per arrivare a una città più moderna e noi abbiamo insomma lavorato tanto, sono 11 mesi che lavoriamo, abbiamo 500 persone che hanno lavorato al programma, abbiamo un'unica lista di candidati seri e per bene come Annalisa Scarnera, che è una grande operatrice che ha lavorato per costruire la Gay Street e ha lavorato e lavora nel settore alberghiero e turistico, quindi insomma abbiamo una lista di persone serie, un bel programma e tanto lavoro, che è la cosa che importa per Roma. Su quali punti si può aprire il dialogo con gli avversari? Ah, ma su tutti i punti di merito, purché qualcuno parli di merito, perché se i programmi sono delle dichiarazioni vaghe di intenti, senza niente di concreto, senza spiegare dove trovi i soldi, quanto tempo le fai, allora è molto difficile, diventa solamente votatemi perché sono di destra, votatemi perché sono di sinistra, e poi Roma ha bisogno di avere un sindaco che abbia lavorato anche fuori dalla politica, che abbia fatto l'amministratore, perché Roma il primo anno ha bisogno di un amministratore delegato che la ribalti, e quindi questo io credo che è un po' l'esperienza che ho fatto, spero di poterlo fare, di potermi mettere alla prova in questa che è la sfida più importante che l'Italia ha di fronte. Grazie. Io e Giulia Marrazzo dell'ANSA, oggi Conte con Raggi a San Basilio diceva proprio questo, grazie a Raggi una Roma diversa, diciamo parafrasando, la Roma onesta e che cambia molto. Lei che cosa risponde? Oggi lì sono entrati in campo. Ma sa, la cosa è molto semplice, voglio dire, basta guardare il giudizio che i cittadini danno dell'operato della Raggi nell'analisi che fa il comune, o meglio l'agenzia che valuta appunto il gradimento dei servizi da parte dei cittadini. Sono tutti crollati, i cittadini sono scontentissimi, Roma è la città che è peggiorata di più secondo i cittadini tra le capitali europee, quindi non c'è molto da dire su questo, i cittadini si possono esprimere e si esprimeranno giustamente con il voto sulla gestione, a mio avviso del tutto fallimentare. Sono diminuite le corse degli autobus, abbiamo avuto scale mobili ferme per mesi, abbiamo rinunciato alle Olimpiadi, abbiamo un problema di immondizia, oggi sono andato in giro nel terzo municipio, c'è una situazione devastante, poi sono andato nel secondo, peggio, tonnellate di immondizia buttate accanto ai cassonetti, cioè lo vedono tutti come sta a Roma, e non sarà tutta colpa della Raggi, per carità di Dio, i problemi vengono da lontano, ma nessuno ha fatto niente e nessuno vuole fare niente, non c'è un candidato che dica sì chiaramente al termovalorizzatore o a mettere Ama dentro Acea. E allora questo è il momento di essere diretti, di dire quali sono le soluzioni e piantarla con la campagna elettorale fondata su io sono onesta, quell'altro è buono, quello è di sinistra, noi siamo inclusivi, dovete dire cosa volete fare per Roma, perché il resto sennò è fuffa. Guarda, come mai ha scelto proprio la Gay Street, che comunque è una capolista e soprattutto sui diritti delle comunità? Ma intanto perché noi siamo un partito laico, liberal democratico, che pensa che i diritti sono parte integrante, anzi l'evoluzione culturale sui diritti. Vede, Roma per molti versi, parlo anche del turismo, non è ancora attrezzata culturalmente per accogliere il turismo LGBT in modo in cui va accolto. Questa è una cosa su cui vogliamo lavorare insieme. E non capendo peraltro che è un grande affare per la città, oltretutto, quindi una cosa che è importante dal punto di vista culturale, ma anche importante dal punto di vista economico. Per cui Annalisa ha fatto un gran lavoro su questo, è un candidato. Lei è da un anno che praticamente è in campo, però nonostante questo è ancora ultimo anche negli sondaggi che sono usciti oggi. Che senso ha ancora portare avanti la sua battaglia e non potrebbe aiutare a riavere Virginia Raggi al secondo turno? Sì, è vero, devo dire che il sondaggio che è uscito 5 giorni fa dicevo che era il secondo, e potrei andare da Gualtieri e dirgli che senso ha portare avanti la tua battaglia con Virginia Raggi. Noi, se c'è una costante degli ultimi anni, e queste elezioni in particolare, che non c'è un sondaggio uguale all'altro, e soprattutto che sappiamo che il sondaggio ha un valore molto relativo, anzi hanno un valore, influenzano, e spesso influenzano in direzioni che sono completamente artefatte rispetto al sentire delle persone. Io so che dovunque andiamo,
e siamo gli unici a farlo e facciamo confronti in piazza, non comizi, è strapieno di gente. E credo che questo è il segnale vero, che le persone questa cosa l'accolgono, e credo che sia molto importante. Dopodiché queste elezioni sono fatte con un sistema di voto alla francese, per cui il primo turno uno può votare la persona che sente più vicino, e il secondo turno può votare la persona che sente più vicino tra i due che sono arrivati. È uno dei sistemi migliori che c'è, consente a chi vince di avere la maggioranza in consiglio comunale, quindi di poter fare tutte le cose che servono. Però ripeto, è importante che per una volta facciamo un ragionamento serio su contenuti e qualità dell'offerta, che per me è una lista sola. Andatevi a vedere quali sono le liste, l'eterogeneità delle liste degli altri. Come fai a governare così? Come fai a governare se metti da un lato Bobbo Craxi, che a Milano sostiene la destra, e qui sta con Gualtieri insieme alla sinistra di Caudo? Come funzionerà questa cosa? Come faranno? L'abbiamo visto come funzionerà, sono gli ultimi 15 anni a Roma, non funziona. C'è un modello di capitale europea, di metropoli a cui ricamarsi? Oggi c'è la sindaca di Barcellona, a Roma. No, me l'hanno già fatta questa domanda, ho risposto di no, perché chi ha lavorato sul campo a Roma, come abbiamo fatto negli ultimi 11 mesi, sa che Roma è una città molto peculiare. Per esempio è una città molto grande, ma non densamente abitata. Le periferie non sono una uguale all'altra, quindi parlare di periferie in modo generico non ha senso. Quindi Roma deve trovare il suo modello, che certo deve guardare alle altre capitali per molte cose, per esempio il trattamento dei rifiuti, la mobilità dolce, e cercare, come abbiamo fatto nel nostro programma, di prendere le cose che si possono adattare di più a Roma. Lei dice che per Airbnb, per esempio, comunque è per 120 giorni che uno dovrebbe poter affittare la propria casa se ha due appartamenti senza diventare una società. Non è troppo? E come pensa di rivitalizzare i centri storici che con la pandemia abbiamo visto come hanno sofferto e che sono un involucro bellissimo ma morto? Allora, intanto oggi, come lei sa, Roma è l'unica città che non ha una vera regolamentazione. Io penso che si debba discutere su 90 o 120 giorni. Abbiamo fatto sul nostro sito un benchmarking internazionale per vedere cosa fanno le altre capitali. Penso che vada fatto proprio per quello che dice lei, cioè il centro storico di Roma negli ultimi 5 anni si è spopolato, 35% in meno, Trastevere il 44%, e rischiano di diventare dei dormitori per turisti che vengono, stanno pochi giorni, visitano pochissimi musei e se ne vanno. Ecco, io credo che questa cosa va riorganizzata urgentemente partendo da un lavoro che va fatto sul centro storico di decoro, perché se un centro storico è tenuto in modo indecoroso, i turisti, anche quelli autospendenti, non tornano, e a prescindere da tutto. E poi limitando chi vende alcol 24 ore al giorno, i mini market, stando molto attenti a quella che viene chiamata la mala movida, che non è la movida, cioè la possibilità di stare in piazza, come succede qua, di bere, di parlare, ma quando questa diventa aggressiva nei confronti di quello che c'è intorno. E se fai questo con la regolamentazione dei bed and breakfast, piano piano il turismo di qualità incomincia a tornare. Ma non è una questione abitativa, cioè che nel centro storico se non hai gli abitanti che non si possono permettere di abitarci, non ci vorrebbero politiche attive come per esempio hanno fatto a Lisbona o a Porto? Sì, però è un problema che il mercato degli immobili a Roma è crollato negli ultimi anni del 25%, quindi il punto non è solo il prezzo delle case, ovvio il prezzo delle case in centro storico è alto, ma la cosa che sta succedendo a Roma è che c'è uno spostamento derivante dalla qualità della vita nel centro storico, e questa è la cosa che va combattuta, nel senso che tu puoi anche fare politiche di incentivo per esempio sui giovani che stanno spostando su tutto oltre Gracia, ma se tu non hai un centro storico decoroso, non dico facile, ma vivibile. Invece oggi il centro storico è uno dei posti più difficili da abitare, e quello che ti succede è che alla fine la gente scappa, indipendentemente dico il costo di casa che è crollato. Però ci sono un sacco di giovani a cui piacerebbe vivere nel centro storico, ma dicono non me lo posso permettere. Certo. Come per esempio c'è l'esempio di Lisbona, che dove il comune cofinanzia l'affitto, e al posto
di avere Airbnb invece. Sì, ma questo è una cosa che noi prevediamo ed è anche giusto farlo, ma il punto è che prima devi regolamentare gli Airbnb e i B&B, perché sennò quello che ti succede è che non sarai mai competitivo. Perché cosa succede? Adesso sta sviluppandosi un paradosso, cioè che le case destinate a bed and breakfast tengono il valore, le case residenziali valgono molto meno. Allora questo è un lavoro che devi fare sia regolamentando il bed and breakfast che incentivando le persone a rimanere o a ritornare. Una delle peculiarità di cui parlava di Roma potrebbe essere per esempio il quartiere del Lido di Ostia, municipio autonomo o proprio comune in sé? Guarda, secondo me se diventa un comune urbano, cioè un municipio con pieni poteri, che è l'assetto definitivo che Roma dovrà avere, va benissimo, se no c'è un problema. Quindi un decentramento di tutte le competenze municipali. Come noi la vediamo sinergica con più poteri a Roma. Cioè l'idea è Roma più poteri e più delega dei poteri. Che Ostia Comune è una cosa diversa, una cosa a parte. Ma intanto qui non stiamo parlando di tutta, parliamo solamente della fascia litoranea. E quello che io ho detto è che quello deve diventare un comune urbano per una ragione, perché è un comune marittimo che ha peculiarità completamente diverse dal resto di Roma. Allora, chiaro è che la sinergia rimane, perché tu sei comunque, diciamo, lo dico per semplicità, provincia di Roma, città metropolitana, quindi rimane agganciato a Roma, però devi avere la tua peculiarità e i cittadini che possano in qualche modo votare non per un municipio svuotato di competenze, ma per un vero e proprio comune urbano. Grazie. Una domanda sul turismo, in particolare il turismo LGBT a Roma, volevo capire quali saranno i progetti. Sappiamo che a Milano ci sarà la convention del 2022 sul turismo internazionale LGBT. Appunto a Roma. Allora noi, secondo noi, ma poi questo magari a Milano può parlare. La Raggi cosa ne pensava? La Raggi non ha risposto, quindi. Questa già mi pare lacrima di ozia, nel senso che non si comprende che è un turismo che va a traffico. Allora io penso che c'è un tema, allora innanzitutto c'è un tema culturale, bisogna fare una grandissima attività di formazione su alberghi, B&B eccetera, a ciò che gestiscano il turismo, facendosi sentire le persone che vengano a casa non avendo atteggiamenti né ruvidi né discriminatori né nessun tipo, perché basta uno o due casi per far scappare tutti. E quindi c'è un lavoro culturale di formazione, c'è un lavoro di eventi, di iniziative e di spazi, e anche spazi culturali noi pensiamo, e c'è poi fare le cose ovvie, come dire se vuole venire qua a fare la manifestazione sul turismo LGBT, tu non è che così ti attivi per averla, non è che non rispondi. Posso fare una domanda io? Certo. Dunque, mi sa 4 anni fa all'incirca, ma c'è stato detto che non c'erano i soldi nelle casse del comune per il fare il capodanno in piazza. In quel momento mi è sembrato un segno di grande responsabilità quello di non creare altro debito se eravamo così messi male. Però poi io, insomma, abbiamo rifiutato nell'ordine, se non sbaglio, olimpiadi, eventi di ogni tipo, adesso ultimamente l'Europride, e senza, cioè, non lo so, siamo così ricchi o così, no, veramente così stupidi da continuare a pensare che ci siano solo, l'unico turismo di cui Roma può, diciamo, avvantaggiarsi è il pellegrino che va a vedere Papa Francesco, cioè tutti gli altri tipi di turismo li stiamo facendo scappare. Sì, ma lì si ricollega a un approccio che questa sindacatura ha avuto dall'inizio, che è stato dire qualunque cosa si fa, di qualunque genere, porta a corruzione. L'attività imprenditoriale porta a corruzione, gli eventi portano a corruzione, qualunque cosa. Ma sì, quell'idea. Adesso, che se sei ricco devi rubare. Ma no, ma non solo se sei ricco, anche se fai un evento, che è una grande idea di sfiducia di te stesso. Perché se tu dici io faccio l'amministratore, però se faccio le Olimpiadi ruberanno tutti, allora non sei capace, perché non puoi portare. Questa cosa io credo che sia finita, credo. Speriamo, perché la città è morta, voglio dire. Ma soprattutto perché noi ci lamentiamo del fatto che non torna, non viene il turismo quello che torna.
perché tu vai una prima volta in una città, la conosci anche in modo superficiale, poi il turista torna e va a profondo nel posto, incomincia a conoscere non solo i quartieri centrali, non solo i musei più conosciuti. Quel turista là è prezioso, ma quel turista là è stimolato a venire se c'è una grande mostra, se c'è un grande evento, se c'è un bel concerto, se c'è una stagione lirica. Allora tutto questo tiene in un meccanismo in cui tu vai a prendere un turista che aggiunge valore, non un turista che toglie valore. Questo purtroppo non si capisce, è un po' inspiegabile, hai ragione. Cioè, c'è un atteggiamento di dire chi fa impresa, chi fa eventi su tutti i lati. Sì. Roma ha un vasto patrimonio che non è censito, cioè vorrei che fosse chiaro per voi. Cioè Roma, il comune di Roma non sa cosa possiede. Non è male come concetto, per ragioni varie che sono anche legate al fatto che a un certo punto ha cambiato il fornitore che gestiva, diciamo, la manutenzione di questi, che gli ha dato, si dice la vulgata, invece di darglielo digitale gli ha portato 18 carretti di lì. Quindi questo è il primo lavoro, perché, ma non solo per i dipendenti comunali, e qui arriva un tema che abbiamo affrontato tante volte, che è la questione dell'occupazione. Tu hai da un lato una migliore razionalizzazione di dove devono essere le sedi di lavoro dei dipendenti comunali e municipali, e dall'altro, facendo appunto una razionalizzazione di costi, ma dall'altro tu hai un tema grande come una casa sull'occupazione, perché tu oggi hai tante, diciamo, associazioni ONG che fanno dei servizi che sono di valenza sociale, ma li fanno in casa occupata. Ora io non sono favorevole a dire siccome fanno un servizio sociale lo facessero in una casa occupata, perché quella è una rinuncia in primo luogo al, diciamo, il senso di un'amministrazione, che l'amministrazione regolarizza quella situazione. Però tutto questo non si può fare perché non c'è quel censimento, e mi aspetto, io non avendo il comune non ce l'ho neanche io i dati, quello che mi aspetto io è che non solo non siano molto diffuse, molto grandi, molto poco utilizzabili, ma poco a norma. Quindi il lavoro che tu dovrai fare di riqualificazione è un lavoro gigantesco, ed è quello che serve poi per dare una pianta non solo organica, ma una pianta dei luoghi di lavoro e dei luoghi di servizio al cittadino che sia definitiva.